Ciao. Allora, ebbene sì, dall'alto. ho comprato un aggeggio per fare le riprese dall'alto e ho comprato questo, come avevo detto nel video, quello dei nuovi. Che ho comprato i nuovi, come cavolo si chiamano? Non mi viene in mente. E Make It Mini Food, invece che comprare solo la lampada, ho comprato un intero kit per la resina UV. Vedete, qua c'è la lampada, qui c'è la resina. Vediamo cosa posso fare. Qua c'è la resina, appunto. Qua ci sono un po' di strumenti, tra cui dei guanti da dito, dei cucchiaini, degli stick. Poi questi qua che sono parte invece di questi kit qui che ho preso dai cinesi per metterli dentro negli stampi. Poi ci sono gli stampi, questo qui e questo. Vabbè. Poi ci sono dei, come si chiamano? Bezel, giusto? Bezel, sì. Bezel? Non ricordo se si chiamano Bezel o questi qua, no? Bezel si chiamano, vabbè, e poi questi, un po' di questi qua penso che potrebbero essere questi qua credo siano per quelli. Quelli da riempire, come cavolo si chiamano? Vabbè, questi sono degli stick che ho preso io dai cinesi. Poi ci sono queste coppette per mescolare la resina con il colore. Sono tre, sono di silicone. E poi c'è questa Angelina film da riempire questi stampi. Qua ci sono altri glitter. Qua ci sono degli anellini di metallo. Qua ci sono dei cosi per fare gli orecchini. Qua ci sono delle cordine per fare le collane. Qua ci sono degli orecchini, vedete, da riempire con la resina, però qua ci vorrebbe, secondo me. Ah, perché alcuni sono così. Sì, è che boh, non lo so. O forse si possono usare. Non lo so. Boh, vabbè, comunque. Così, e poi ci sono anche quelli con che ho visto alcuni video e praticamente questi li mettevano appoggiati su una cosa di gomma piuma, tipo incastrati. Non questi, però quelli, questi qua, tipo questi. Aspettate, vi faccio vedere. Tipo questo. Questo vedete che ha la,
questo qua lo mettevo in incastrato così e poi mettevo la resina qua dentro con boh, vabbè, vediamo. Poi ci sono questi, no, questi forse li ho già fatti vedere, vabbè, dei cosi per i portachiavi, questi che userò oggi, ma poi devo andare a prendere anche gli sticker. E questi erano, no, questi qua credo di averli presi. No, no, ok, questi erano qua dentro. Sempre, o forse li ho presi dai cinesi, non mi ricordo, vabbè. Poi ci sono tre bottigliette di colorante, rose red, blu, giallo. Dai. E poi ci sono un po' di altri glitter, sempre tipo Angelina Film o roba del genere, così. Così e così, molto carini. Poi vabbè, questo era quello dove che c'era dentro questo qui, però l'ho messo qua perché sono più comoda. Poi vabbè, questo qua lo tengo in caso, boh, non lo so. Poi c'erano questi due con il foglio dorato e il foglio argentato. E poi lo scotch per questi. Ok. Ah, e poi ci sono istruzioni per questi, e poi per usare invece gli stampi. Ok, adesso vediamo di mettere via quello che non mi serve. Ok, allora, sì, avrei dovuto magari preparare lo sticker prima. Allora, ho scelto questo, che fa parte di sticker del Deadly Tiger. E adesso... qui c'è come si dice, il bezel attaccato. Questo è il bezel, non era l'altro non mi ricordo come si chiama, vabbè, questo qua attaccato allo scotch che era in dotazione, questo qua. E qui c'è il ditino, vabbè. Adesso metto un po' di non so che base, aspettate un attimo. Il fulmine rosso, una base direi dorata, oppure aspettate che c'erano altri glitter lì, aspettate che mo guardo, non so, con una base rossa, con lo sticker rosso. Ah sì, poi vabbè, qua c'era anche la pinzetta, con lo sticker rosso, questo credo che non mi serve. Base bianca o base rossa, no. Ma sì, dai, facciamo base bianca, visto che comunque il contorno è bianco. Ci metto questi sotto. Allora, ci metto un po' di
viene fuori. Che idiota, era sigillata. Lasciamone un po'. Metto, cosa che avevo detto, bianco, giusto? Sì. Un po' di questi. Sarà meglio metterli prima, no? Vabbè. Troppi. Poi, metto questo. E poi metto un altro po' di resina sopra. Dai, qui. Asciughiamo, chiudiamo ed ora che diceva 3-4 minuti? 3-5 minuti, ok. Facciamo 4 minuti, ok. Bene. Adesso qua stoppo. Curato. Vediamo si stacca. Forse è meglio girarlo anche dall'altra e curarlo. No, sembra sia curato anche dall'altra parte. Ancora un po' appiccicaticcio, però intanto la facciamo così. Lo lascio ancora un minutino. Ecco, intanto preparo il cordino, anche se lì c'erano già, però è un po' corto, è un po' corto per i miei gusti. Ok, vediamo un po'.
un po', cioè, più ruvido, però va bene così, va bene così. Ok, qui c'è il ciondolo carino, qua ci sono gli anellini per, anche se volendo potrei, no dai, usiamo questi, guarda che almeno così chiudiamo, serriamo bene. Non lo so, forse però mi conviene, no dai, no, no, perché mi dà l'idea che poi li perdo con questi, no? Facciamo così, ecco. Siccome questo è fino, allora facciamo così, così, così non c'è pericolo, vedete? Così, infiliamo qua dentro, così, e serriamo. Ecco così. Ecco. Dai. Pensavo perché vabbè. E invece che rimanere giù, questi sono fluttuati. Avrei dovuto fare una roba tipo, vabbè, prossima volta lo faccio. Fare tipo, prima mettere questi. Ah, però dai, anche così non è brutto, anzi, direi che è carino. Mettere prima questi, curare, mettere cioè mettere la resina, mettere prima lo sfondo, poi curare, poi mettere lo sticker, mettere altra resina e finire, che così almeno non venivano in su, perché qua vedete sono venuti in superficie. Vabbè dai, è carino lo stesso, mi piace lo stesso. Ok, vabbè, allora alla prossima. Ciao ciao.